nonché di Codevigo, fratello e sorella, morti a distanza di poco l'uno dall'altra, trovati seduti in divano vicini fino alla fine. Trovati gli ultimi biglietti scritti da Egidio Maschio prima di spararsi, 5 fogli in cui il re delle macchine agricole confessa le sue preoccupazioni per i debiti. L'assessore regionale Marcato incontra i commercianti della Riviera messi in ginocchio dal tornado, da Ferrofini parla anche il consigliere Massimiliano Barison. Per domenica prossima la Caritas diocesana ha indetto una raccolta fondi straordinaria per aiutare le famiglie sfollate colpite dal tornado. Profughi, oggi a Padova il sottosegretario al Ministero dell'Interno ha incontrato i sindaci per parlare dell'emergenza. Serve collaborazione, dice, da parte delle regioni. Adesione dell'80% dei lavoratori IKEA allo sciopero nazionale, continua la mobilitazione oggi, bare di cartone davanti agli ingressi della sede padovana. Prende a morte il proprietario di casa che l'aveva sorpresa a rubare, poi tenta di svaligiare altri 2 appartamenti. Una ladra minorenne è stata arrestata. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura l'avete sentito, una notizia che siamo riusciti a darvi ieri in serata, il dramma che si è consumato a Conche di Codevigo, dove sono stati trovati morti 2 fratelli, pare siano morti insieme, come usavano fare, stare insieme da sempre, guardate. Uniti nella vita, insieme anche nella morte, i fratelli Valentino e Maria Passadore sono stati trovati privi di vita ieri seduti uno accanto all'altra su 2 poltroncine in cucina. Non è chiara la dinamica della morte, ma gli inquirenti stanno propendendo per la tesi che uno dei 2 anziani sia stato colto da un malore, forse Valentino, e la sorella non abbia retto al dolore della perdita e si sia così lasciata morire. A trovare i corpi ieri pomeriggio sono stati i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta d'ingresso della casa di via San Biagio dopo aver cercato invano di comunicare con i 2 anziani. Sono stati allertati dai vicini di casa che da giorni non li vedevano andare e venire come sempre. Sembrava stessero dormendo, l'uno appoggiato all'altra, una scena tragica ma allo stesso tempo lieve, un destino che li ha uniti per sempre. 84 anni lei, 77 lui, non si erano mai sposati e avevano sempre condiviso questa abitazione a Conche di Codevigo. Li conoscevo? Come abitavano lì vicino a me? Erano tanto, tanto legati, sì sì. Riservati e benvoluti da tutti, Valentino faceva il sarto di professione mentre Maria badava alla casa. Era stato all'ospedale tempo fa, aveva problemi e dopo ogni tanto andava a farsi qualche visita, insomma. Nessun segno di violenza sui loro corpi, i carabinieri giunti subito sul posto hanno parlato di morte per cause naturali. Torniamo a parlare di Egidio Maschio. A distanza di parecchi giorni dalla sua morte emergono gli appunti scritti e ritrovati proprio accanto a lui nel giorno in cui ha deciso di togliersi la vita, il suo testamento. Siamo senza soldi in banca, sono disperato. Le ultime parole scritte da Egidio Maschio prima di togliersi la vita con un colpo di fucile dentro la sala riunioni della sua azienda lo scorso 24 giugno. 5 fogli ritrovati accanto al suo corpo, scritti a mano con un pennarello. E in questi 5 fogli ci sono 25 punti, le 25 preoccupazioni che lo hanno portato a compiere quel gesto estremo. Le difficoltà del suo impero creato 50 anni prima insieme al fratello Giorgio, partendo dal nulla. Punto per punto indica con semplicità e sintesi i problemi delle aziende entrate a far parte del gruppo Maschio e Gaspardo, ora presieduto dal figlio Mirko. Ma è nell'ultimo punto che Egidio nel suo promemoria tira le somme scrivendo 250 debito, forse 250 milioni a tanto ammonterebbe l'indebitamento del gruppo. Nelle ultime frasi ancora la disperazione per la mancanza di denaro e i dubbi sul manager appena assunto. 5 fogli scritti come fossero un testamento finale da lasciare ai suoi successori, poi il colpo sparato dritto al petto con il fucile che aveva caricato in macchina e portato in ufficio senza farsi vedere da nessuno all'alba di quel 24 giugno. Pochi secondi dopo lo sparo, nel telefono di Egidio Maschio è arrivato un sms della sua compagna che, vedendolo un po' preoccupato negli ultimi giorni, spesso gli scriveva messaggi per spronarlo. Insieme vinceremo tutto, parole che Egidio purtroppo non ha fatto in tempo a leggere. Adesso andiamo con le immagini ai comuni della Riviera del Brenta, torniamo ad occuparci del tornado, i danni ammonterebbero a 55 milioni, ma ovviamente bisogna ancora terminare di fare i sopralluoghi. Intanto i padovani Marcato e Barison sul posto hanno fatto le loro dichiarazioni.
Abbiamo fatto un primo stanziamento, un secondo stanziamento verrà fatto nel Consiglio di lunedì e sarà ovviamente questo uno dei temi principali del Consiglio. La Regione è presente, io ho voluto essere qui per incontrare le associazioni di categoria dei commercianti, dei produttori, degli imprenditori per capire che impatto abbia tutto questo nelle attività commerciali. Giunta straordinaria a Palazzo Balbi per muovere i primi passi verso la ricostruzione. Sei comuni della Riviera stanno cercando in queste ore di dare sollievo ai loro cittadini sospendendo imposte come la Tari o i mutui. Dalla Regione due esponenti padovani avanzano altrettante richieste a Roma. Dobbiamo ottenere, e questa volta in modo strutturale, l'esenzione dal patto di stabilità delle spese che i comuni devono sostenere per la prima emergenza verso i cittadini. Non è assolutamente pensabile che ciò che si spende rientri nel patto, comportando sanzioni nel momento in cui si viene a sforarlo. Servono anche ovviamente una revisione delle imposte per chi ha subito questi danni, perché siamo di fronte a un cataclisma che toglie il fiato. L'assessore Roberto Marcato, già ieri in sopralluogo sul posto, e il consigliere Massimiliano Barison da Palazzo Ferrofini. Da stasera intanto la Polizia Provinciale di Padova prenderà servizio presso il comune di Dolo per sorvegliare il territorio e cercare di prevenire episodi di sciacallaggio come quello verificatosi ieri sera, in cui due nomadi sono stati sorpresi a rubare ferro e rame dalle grondaie. Le società di nuovo di Padova e Piovi di Sacco invece stanno raccogliendo volontari per partire alla volta della Riviera, da ieri su Facebook il Tam Tam. Le stime di questa mattina parlano di 55 milioni di danni, ma i sopralluoghi dei tecnici ancora non sono terminati. Neanche la chiesa padovana è vicina alle popolazioni colpite dal tornado. La diocesi di Padova ha fatto sapere che nella giornata di domenica 19 luglio verranno raccolti dei fondi per sostenere le famiglie maggiormente danneggiate. Successivamente Caritas Padova, insieme alle amministrazioni dei comuni colpiti, ai consigli pastorali, parrocchiali e ai parroci, stanno valutando l'opportunità di aprire uno o due sportelli presso le parrocchie per sostenere economicamente le singole famiglie attraverso il prestito della speranza. Nei giorni successivi i parroci della diocesi di Padova hanno fatto visita ai colleghi invece dei comuni colpiti per portare la vicinanza della chiesa padovana in quei territori. Ed ora parliamo di profughi, perché oggi a Padova è arrivato il sottosegretario del Ministero dell'Interno, ha incontrato i sindaci per parlare di accoglienza ed ha chiesto apertura ed è tornato sul tema del hub regionale. E il nostro obiettivo è esattamente questo, quello di ridurre il più possibile la forbice tra le strutture straordinarie e le strutture ordinarie in maniera da poter portare tutti i migranti all'interno di un unico sistema che è lo SPRAR, sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati. Questo è l'obiettivo del governo per fronteggiare l'emergenza profughi. Oggi a Padova il sottosegretario al Ministero dell'Interno ha incontrato il PD cittadino e tanti sindaci della provincia impegnati nell'accoglienza. Ad oggi però su 8.000 comuni italiani solo 480 ospitano i migranti. Per ora è solo una parte dei comuni che fa accoglienza. È per questo che sono allo studio dei meccanismi compensativi che consentano di intercettare un maggior numero di realtà territoriali che siano disponibili a fare accoglienza. Serve che anche le regioni facciano la loro parte identificando degli hub, centri di raccolta, che sono un passo fondamentale per la gestione dei numeri ingenti di profughi in transito. In un anno su 25.000 domande di asilo già 21.000 sono state prese in esame, ma i numeri potrebbero aumentare. Il sottosegretario commenta poi il caso Padova con lo scontro tra il sindaco Bitonci e il prefetto sul centro di prima accoglienza all'ex caserma Prandina. Se il piano funziona e il tavolo regionale dove dovrebbe essere presente il presidente della regione, nonché le realtà territoriali coinvolte nel fenomeno migratorio, funziona e compie quell'attività di pianificazione, tutto questo è destinato chiaramente a svaporare, a sparire nel nulla. Tanti sindaci che hanno ascoltato il sottosegretario, con loro il Partito Democratico Padovano che attacca il sindaco Bitonci sull'ordinanza anti-tendopoli. È un'ordinanza ridicola, che è un sindaco irresponsabile che butta sabbia negli ingranaggi di un meccanismo statale che sta provando a risolvere un problema per conto dei cittadini. E chi oggi si è recato all'IKEA per fare delle spese avrà sicuramente capito che c'è qualcosa che non va oggi, uno sciopero che potrebbe durare per tutto il mese di luglio dei dipendenti a cui ha preso parte almeno l'80% dei lavoratori.
Il maxi negozio è rimasto comunque aperto, ma dalle 9 alle 15 8 dipendenti su 10 si sono fermati. Il simbolo della loro protesta è tutto in questa bara in cui, si legge, già c'è il contratto integrativo, quello che la direzione intende eliminare da settembre. È così che ci sentiamo lasciati svuotati dal nostro sogno che abbiamo cavalcato per 10 anni, siamo qui da 10 anni, abbiamo costruito questo posto con le nostre mani e le nostre fatiche. Il colpo di mano dell'azienda toglie, secondo i sindacati, di fatto ai part-time circa 200 euro di stipendio al mese, mentre al resto dei lavoratori la maggiorazione domenicale e il premio fisso mensile. Rinchiusi nelle bare di cartone, avvolti nei cartelloni, indossano le maglie con scritto sciopero, sventolano volantini e cercano di fermare i clienti all'entrata per renderli partecipi delle loro ragioni. Solo il ristorante oggi è rimasto chiuso. Secondo i sindacati, l'azienda, per far fronte alla giornata calda di acquisti, come di solito sono i sabati e le domeniche, ha fatto ricorso agli interinali. Vogliamo essere pagati in maniera dignitosa, vogliamo che le nostre famiglie vivano dignitosamente. Non vogliamo a fine del mese andare in cerca di soldi dai nostri genitori, abbiamo 40 e più anni. Noi non ci siamo mai rifiutati di venire la domenica, siamo sempre qui, però vogliamo che anche le nostre domeniche siano retribuite come sono sempre state retribuite, non a ribasso. L'azienda avrebbe dichiarato di non poter sostenere condizioni contrattuali così vantaggiose, non in questo momento. Lo sciopero dunque potrebbe prolungarsi per tutto il mese di luglio. La cronaca: stava cercando di svaligiare 3 appartamenti, in uno di questi, sorpresa dal proprietario, ha anche cercato di prenderlo a morsi, a finire in manette. È una giovane ladra di 17 anni, la ragazzina di origine nomade per tutta la mattina ha continuato imperterrita ad entrare nelle abitazioni di Padova, prima in via Trilussa dove ha cercato di forzare la porta di 2 appartamenti, quando è stata scoperta poi ha morso il proprietario. Poi si è spostata in via Fogazzaro dove è stata vista da una residente che ha allertato la polizia. La volante l'ha ritrovata poco lontano. Lei si è dichiarata italiana, 13enne, ma poi le impronte hanno rivelato la sua identità, una 17enne croata senza fissa dimora. La giovane è stata portata nel carcere di Treviso, denunciata per tentato furto e rapina impropria. Intanto continuano invece i controlli sulle strade padovane per sensibilizzare i cittadini a non mettersi alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. 17 patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di droghe. È il bilancio della seconda nottata di controlli sulle strade padovane per evitare le cosiddette stragi del sabato sera. La polizia stradale ha controllato oltre 400 automobilisti di passaggio lungo la tangenziale in corso Australia. La gran parte delle persone risultate positive all'alcol test erano uomini dai 30 ai 40 anni. Quasi tutti stavano tornando dallo Sherwood Festival. Tra le persone sanzionate anche un calciatore padovano 26enne trovato con 0,8 di tasso alcolemico. 4 le persone che invece guidavano sotto l'effetto di droga, prevalentemente cannabinoide e metanfetamine. La presenza dello stupefacente è stata rilevata con il nuovo droga test in dotazione alle forze dell'ordine, che rileva l'assunzione da un piccolo campione di saliva. Nell'auto di 4 ragazzi, i cinofili hanno sequestrato anche 10 grammi di marijuana e hashish. Negli ultimi tempi, almeno dalle statistiche, sono risultati positivi persone di età dai 30 anni in su, e invece ci sono meno positivi tra i giovani. Probabilmente, ecco, queste campagne di sensibilizzazione, di educazione statale stanno funzionando. I controlli straordinari non andranno in vacanza, anzi ad agosto la task force di medici e poliziotti voluta dal questore tornerà per nuovi controlli. Premiazione del concorso di idee indetto dal Comune di Padova per realizzare il progetto del parco nell'area ex Boschetti. Quello che vedete è il progetto vincitore di Maria Laura Polignano. Il nuovo parco ex Boschetti nel suo progetto è rivolto verso l'area monumentale con un portico lineare che unifica i due piedi le palazzine Liberty e costruisce la soglia di 2 spazi con caratteri contrapposti ed una piccola piazza contenuta proprio all'interno del parco. Questo è il progetto vincitore, 89 i progetti presentati, molti provenienti anche dall'estero. Le idee vincenti serviranno da spunto per una sintesi definitiva. Ricordiamo che gli edifici che danno su via Trieste dovranno ospitare, secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale, degli esercizi commerciali e probabilmente ai piani superiori delle aule studio. In tutto sono stati premiati 5 progetti e poi 2 progetti di concorrenti under 35.
Questa sera torna il grande cinema di Rete Veneta, 21.05, vi proponiamo una pellicola dal titolo La Volpe dalla Coda di Velluto. Poi vi ricordo la nostra programmazione di domani, domenica alle 9, Santo Rosario, a seguire la parola del Signore. Alle 10 la diretta della Santa Messa dalla Chiesa di Paderno di Ponzano. 13.15 Idea Formazione Nord-Est, 15.05 una nuova puntata di Linea Diretta Salute, 17.40 Agricoltura. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia di Rete Veneta. Arrivederci.